Prophecy Review. Salve, benvenuti dal vostro Grand Jeffrey. È un piacere invitarvi a stare con noi mentre ci addentreremo all'interno delle profezie bibliche rivelate. Oggi tratteremo uno degli aspetti più importanti per gli studiosi della Bibbia e per le profezie riguardanti questa età e questi tempi. Oggi tratteremo la guerra tra Gog e Magog, la prossima invasione di Israele. Ciò che esamineremo oggi è quello che Dio disse 25 secoli fa sul fatto che sarebbe sorta negli ultimi tempi una confederazione di nazioni, nella zona nord di Israele, e guidata da un potere ben specifico, che si sarebbe alzato negli ultimi tempi con un grande potere militare, che avrebbe nutrito un forte odio verso Israele. Questa forza militare avrebbe fatto un'alleanza con molte nazioni, la maggior parte delle quali sarebbero nazioni islamiche, insieme a nazioni del Nord Africa. Tutte insieme attaccheranno Israele e senza alcun avvertimento. Perché la Bibbia dice che lo faranno per potersi accaparrare un grande bottino, una grande preda. Ebbene, in questo programma esamineremo i metodi, le armi che useranno e quale sarà il risultato di quella battaglia e il suo significato, per voi e per me come credenti, in America come in tutto il mondo. Oggi ci troviamo nel Parco della Terra Santa. Questo straordinario scenario che c'è dietro di me è un modello di Gerusalemme, della montagna del Tempio e del Tempio stesso, proprio come si presentava nel 66 a.C. Soltanto 4 anni prima che questo bellissimo Tempio e la città circostante venissero distrutti. Nemmeno una pietra fu lasciata integra, proprio come Gesù aveva profetizzato in Matteo 24. Stiamo vivendo in un tempo in cui la conoscenza biblica non è ancora tanto profonda quanto dovrebbe essere. Io e mia moglie siamo felicissimi di essere venuti qui in questo bellissimo parco in Terra Santa. Questo scenario dietro di me ci mostra un modello esatto secondo quanto gli archeologi hanno determinato di com'era Gerusalemme in quel periodo. Il posto in cui tutti gli edifici, gli archeologi, credono fossero situati. Questi, insieme a tutti gli altri scenari che troviamo qui nel parco in Terra Santa, sono meravigliosi, straordinari. E se avete dei bambini, vi incoraggio vivamente a venirlo a visitare. È ad Orlando, in Florida. È decorato dalla TBN, a cui sono veramente grato per avermi dato la possibilità di registrare questi programmi qui, in questo bellissimo posto, che mostra la Bibbia e la storia cristiana in modo veramente meraviglioso. La guerra di Gog e Magog. Quasi tutti, anche i non credenti, avranno sentito parlare di questa espressione. Molti non sanno però cosa significhi veramente. In Ezechiele capitolo 38 e 39, questo profeta contemporaneo dei profeti Daniele e Geremia fu uno di quegli ebrei, probabilmente di famiglia sacerdotale, che attraversò per 600 miglia il deserto da Gerusalemme. Fu catturato dal re Nabucodonosor e portato insieme ad altre decine di migliaia di persone, della classe migliore di Israele, inclusi i nobili, e condotto prigioniero in Babilonia. A Babilonia, mentre pensava quale sarebbe stato il futuro del suo popolo, Dio gli diede numerose visioni di grande importanza. Una di queste, di cui già vi ho parlato in un altro programma, fu la visione con la quale predisse letteralmente il ritorno di Israele nella propria terra natale, la terra promessa, nel 1948. Profezia che troviamo in Ezechiele 4:4-6. Questa è una prova incredibile della precisione di una profezia adempiutasi nella nostra generazione. Io sono nato nel 1948 e molti di voi sono nati intorno a quel periodo. Quindi viviamo in una generazione di cui parla la profezia. Gesù Cristo disse che la generazione che vedrà la rinascita di Israele non passerà fino alla venuta del Figlio dell'uomo, Matteo 24. Quindi, sapendo questo, il significato della profezia ulteriore di Ezechiele diventa ancora più chiaro. Nel capitolo 37, quando Ezechiele ha la visione delle ossa secche,
vede la rinascita di Israele dal cimitero delle nazioni, vide che si sarebbe adempiuta nella generazione che avrebbe visto il ritorno di Gesù Cristo. Proseguì non soltanto descrivendo il ritorno degli ebrei nella loro terra, ma disse anche che si sarebbero sollevati e avrebbero formato un grande esercito. Infatti, attualmente Israele è una delle forze militari più grandi del Medio Oriente. Oltre a questo, profetizzò anche la ricostruzione del Tempio. E come già vi ho detto in un altro programma, Israele sta facendo preparativi pratici per la ricostruzione del Tempio. Dio disse che Israele sarebbe tornata nella sua terra e nel capitolo seguente, subito dopo il capitolo 37, predisse la rinascita di Israele. E la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini. Figliuol d'uomo, volgi la tua faccia verso Gog, nel paese di Magog, principe sovrano di Meshec e di Tubal, e profetizza contro di lui. In questo strano gioco di parole, Gog è il principe sovrano di Meshec e Tubal. Che cosa sono Meshec e Tubal? Alcuni studiosi suggeriscono che Meshec forse è Mosca, mentre Tubal potrebbe essere la città siberiana di Tublish. Ma riguardo a questo, nei tempi antichi, quei nomi vengono collegati alla nazione di Magog. Magog è la terra. Gog è il nome profetico attribuito all'uomo che probabilmente era il leader politico e militare di quel territorio. La Bibbia dice quanto segue al verso 3. Così parla Dio, il Signore. Eccomi da te, o Gog, principe sovrano di Meshec e di Tubal. Io ti condurrò via, ti metterò degli uncini nelle mascelle e ti tirerò fuori, te e tutto il tuo esercito, cavalli e cavalieri, tutti quanti vestiti pomposamente, gran moltitudine con scudi grandi e piccoli, tutti forniti di spada. Avendo descritto Magog, in seguito vi mostrerò delle prove che dimostrano chiaramente che Magog è il nome antico che gli ebrei davano agli antenati del popolo russo. Erano allora i cittadini di Magog. Dovete ricordare che Ezechiele scrisse nel primo secolo avanti Cristo. Lui stava scrivendo agli ebrei di tutti i tempi, ma stava parlando di una vera nazione che avrebbe avuto un grande esercito. Se guardate a nord di Israele, lui dice ripetutamente che Gog e Magog sarebbero venute dal nord estremo. Ebbene, in questi ultimi 100 anni, chi c'è stata all'estremo nord di Israele che potrebbe essere identificata con Magog? Se non la Russia. Pensateci. Non c'è nessun altro grande potere militare che potrebbe avere non solo il proprio esercito enorme, ma addirittura guidare anche altre nazioni islamiche e nordafricane contro il minuscolo Stato di Israele. Ma Dio prosegue ancora al verso 5, elencando gli alleati. Persia, Etiopia, Libia, tutti con scudi ed elmi. Parla di tutti loro, leaders e nazioni. Gomer e tutte le sue schiere, la casa di Togarma dell'estremità del settentrione e tutte le sue schiere, dei popoli numerosi, saranno con te. Ora questo è interessante, perché elenca le antiche tribù che troviamo in Genesi al capitolo 10, dopo il diluvio. Quando solamente Noè e la sua famiglia, 8 persone, sopravvissero a tutta l'umanità. La famiglia di Noè era costituita da 3 maschi, 3 ragazzi con le loro mogli. In pratica furono loro a ripopolare la terra nei secoli a venire. Tutte queste antiche nazioni citate da Ezechiele in questo verso sono gli stessi nomi di cui si parla nella Genesi. In pratica sono i discendenti diretti, sono tutti nipoti e pronipoti di Noè. Quando leggiamo questo, vediamo che Magog è una nazione ben specifica, una nazione conosciuta dai lettori ebraici. Non era una nazione simbolica che rappresentava il bene e il male, piuttosto una nazione reale. La domanda è, qual è l'identificazione appropriata? Quando leggiamo questo, vediamo che citando queste antiche tribù, Dio cita chiaramente la nazione moderna. Ma ora guardiamo le prove che dimostrano che Magog non è nient'altro che la Russia. Prima di farlo diamo un'occhiata anche alle altre nazioni che qui vengono menzionate.
Meshek e Tubal devono essere da qualche parte all'interno della Russia. Saranno Mosca o Tublish. Persia rappresenta le nazioni del mondo antico, che ora, nei tempi moderni, sono i territori dell'Iraq, Iran e Afghanistan. Ezechiele cita anche l'Etiopia. L'Etiopia, ai tempi antichi di Ezechiele, include entrambe la moderna Etiopia e il Sudan. Poi c'è la Libia. E la Libia esiste ancora oggi. È una grande nazione al centro del Nord Africa, opposta all'Italia. Poi parla di Ashkenaz. È un nome interessante perché si riferisce alle popolazioni dell'est europeo e germaniche. Anche oggi gli ebrei si suddividono in due grandi gruppi. Gli ebrei Ashkenaz, i quali sono gli ebrei discendenti dalle popolazioni europee e germaniche e dai territori della Russia orientale. E la maggior parte delle persone che ritrovarono Israele furono proprio gli ebrei Ashkenaz. Poi c'è il secondo gruppo, gli ebrei Sefardic, ovvero gli ebrei che furono dispersi per molti secoli in tutte le nazioni arabe. Marocco, Tunisia, Libia, Egitto e in altre nazioni del mondo islamico. Riferendosi agli Ashkenaz, Ezechiele dice che alcune di queste popolazioni verranno dall'Europa dell'Est, dalle nazioni germaniche dei tempi moderni, ad esempio dall'Austria, dalla Germania. Cita anche Gomar, che ancora si riferisce alle popolazioni dell'Europa orientale. Parla anche di Tokarma, che include l'Europa sudorientale, la Turchia, Bulgaria e Romania. Quindi abbiamo iniziato con la Russia, Magog, e siamo andati a finire su tutte queste altre nazioni, della Persia, Iraq, Iran, Afghanistan, nazioni del Nord Africa, Libia, Etiopia, Sudan, le nazioni arabe e da tutte queste nazioni che hanno letteralmente milioni di soldati. Che cosa vediamo alla fine? È scritto, e poi numerosi saranno con te. In altre parole, come se ci fosse un'invasione di guerra formata da Nazioni Unite. Numerosi popoli di nazioni gentili si alzeranno contro Israele negli ultimi giorni. Cos'è che convince gli studiosi biblici che l'antica Magog, di cui si parla in Ezechiele al capitolo 38 e 39, in realtà sia la nazione moderna della Russia che guiderà l'alleanza e lo farà con un leader che profeticamente viene chiamato Gog? Vediamo. Lo sapete che persino nel Corano Maometto chiama chiaramente le popolazioni mongole, quelle che sono a nord della Cina, definendole la grande muraglia cinese? E lo sapevate che Maometto la chiama il muro di Magog? Molti studiosi ritengono che mongoli sia una parola che deriva da Magog. Noi sappiamo che la grande muraglia cinese, lunga più di 6.000 miglia, è stata progettata dai cinesi per tenere lontane le popolazioni della Russia e della Siberia, le antiche popolazioni di Magog. E studiosi ebrei sono molto chiari nel confermare che l'antica Magog sia la Russia. Un recente commentario sulla Genesi di vari rabbini dice che Magog viene citata parecchie volte nelle scritture in Ezechiele 38. Dice anche che identifica Magog nei mongoli che vivono in Cina. C'è un commentario poi del dottor Hertz, capo rabbino dell'impero britannico, nel suo libro, un commentario sul Pentateuco o i primi cinque libri di Mosè, che dice esattamente così. Magog, le popolazioni il cui territorio si estende sui confini del Caucaso. C'è un altro commentario affascinante su Daniele del 1980 che parlando di Magog dice così. L'identità di Magog che in Genesi 10, 2 viene elencata tra i figli di Noè, tra i figli di Yafet e posiziona la terra di Magog in quella che oggi è la parte a sud-ovest della Russia, la regione caucasica, situata tra il Mar Nero e il Mar Caspio. Un famoso rabbino mistico dei secoli passati, originario di Vilna Gaon, Vilna si trova ad ovest della Russia, disse nei suoi scritti registrati nel Talmud, quando la marina russa
attraversa il Bosporus, lo stretto tra la Turchia e l'Europa. Quando la marina russa attraversa il Bosporus per andare verso il Mediterraneo, sarà tempo di indossare gli abiti del sabato. È interessante. In altre parole, diceva agli ebrei, quando vedrete crescere il potere dell'esercito russo, preparatevi per la venuta del Messia e cominciate a muovervi verso Israele. Giuseppe Flavio, il grande storico ebreo contemporaneo dell'Apostolo Paolo, che visse sulla sua pelle la distruzione della città e del Tempio di Gerusalemme nel 70 d.C., ecco cosa scrive nel libro Antichità degli Ebrei. Magog trovò coloro che furono chiamati Magoghiti, ma che dai greci venivano chiamati Scitiani. Erodotus, grande storico secolare del 400 d.C., dice che Magog erano gli Scitiani, le popolazioni a nord del Mar Nero nella Russia moderna. E ancora, studiosi cristiani sono pienamente convinti che Magog sia la Russia. Secondo poi la Young's Analytical Concordance to the Bible, la parola Gog in Ezechiele 38 si riferisce al principe di Rosh, Meshach, Tubal e Tiro nell'antica Scita. Lo troviamo anche in una Bibbia usata da molti cristiani in una edizione del 1993. Cito quanto è scritto. Magog, Meshach, Tubal e Gomar erano tutti figli di Yafet, figlio di Noè. Essi diedero il loro nome alle popolazioni indoeuropee che vivevano nella zona caucasica del Mar Nero. Potrei andare ancora avanti, ma non abbiamo abbastanza tempo. Nei miei vari libri ho parlato dell'identificazione di Magog in un modo molto chiaro. Efraim il Siriano, scrittore cristiano famoso del 373 d.C., scrisse un libro, La caverna del tesoro, in cui ci parla di una leggenda di quando Alessandro il Grande bloccò le popolazioni di Magog, Gog e Magog, e li fece prigionieri nel territorio della Russia. E dice così. La montagna di Scita si estendeva dalle rive dell'Araxus al Caucaso e fino allo spuntare del giorno, che ovviamente si trova in Russia. Quando vediamo tutte queste identificazioni, arriviamo alla conclusione che Magog oggi è l'attuale Russia. Perciò dobbiamo iniziare ad osservare gli eventi moderni. Che cosa sta succedendo nel mondo moderno? In un altro programma abbiamo già menzionato il fatto che la Russia sta effettuando una massiccia rimilitarizzazione. La Russia con le popolazioni russe sono molto arrabbiate con l'America e allora non piace affatto l'idea che l'unica potenza supermondiale sia proprio l'America. Quando la Russia si è divisa da Unione Sovietica è diventata Russia, in pratica ha perso metà dei suoi territori e metà della sua popolazione. Da una popolazione quasi uguale a quella dell'America, da una potenza militare quasi uguale a quella dell'America, adesso la Russia è scesa ad una popolazione di appena 140 milioni di persone e la densità della popolazione continua a scendere in modo precipitoso. Tutto ciò che noi sappiamo ora e che leggiamo nella Bibbia sono le parole di Gesù in Matteo 24, che negli ultimi giorni ci saranno guerre, si sentirà parlare di guerre. Adesso la Russia, sotto la guida di Putin e del suo successore, sta sottoponendo la Russia ad una massiccia rimilitarizzazione, sviluppando nuovi tipi di missili capaci di colpire qualsiasi obiettivo nel mondo a grande velocità, dichiarando che prendano sul serio le loro dichiarazioni. Possono colpire le difese dell'America o dell'Occidente. La Russia sta sviluppando anche nuovi sottomarini nucleari e questo provocherà una forte crescita del prezzo del petrolio, perché sappiamo che la Russia è un grande produttore di petrolio, proprio come l'Arabia Saudita e tutte le altre nazioni del Medio Oriente. Ed ecco perché sarà in grado di espandere l'addestramento militare. Proprio adesso stanno inviando aerei da bombardamento in giro. Alcuni giorni fa, alcuni di questi aerei hanno sorvolato il Giappone in un'azione inattesa, che ha interferito anche con una pacifica operazione militare americana che si svolgeva da quelle parti per testare un piano di guerra. Ebbene, hanno sorvolato proprio l'area delle navi, cercando di interferire con quello che l'America stava facendo in quel momento. Il Canada è stato sorvolato nell'Antartico da questi aerei da bombardamento russi. Non l'avevano mai fatto dal 1980, da prima della caduta dell'Unione Sovietica. Stanno diventando molto aggressivi. Sta crescendo l'antisemitismo all'interno della Russia. Ci sono libri antisemitici,
come il protocollo degli anziani di Sion, che è una vera e propria frode creata dai russi. La polizia segreta del 1905 sotto lo zar è uno dei migliori bestseller venduti a Kios e in tutta la Russia. Ci sono altri libri però che sono anti-americani, anti-occidentali, anti-ebraici e sono pubblicati in tutta la Russia e ampiamente richiesti. Gli skinheads russi presentano con grande orgoglio il loro saluto nazista e stanno marciando reclutando in tutta la Russia. La Bibbia ci dice che la Russia negli ultimi giorni si unirà con una grande alleanza di nazioni. È possibile? Vi voglio dire ciò che le notizie non vi stanno dicendo. Alcuni anni fa la Russia stipulò un trattato di difesa economico con la Cina, denominato Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Questo permise alla Russia e alla Cina di unirsi insieme e per la prima volta lo scorso anno fecero manovre militari unificate. Stanno coordinando un attacco militare su altre nazioni. La Russia ha protestato apertamente contro la creazione di un patto per la difesa contro i missili che l'America ha stipulato con l'Europa, dove vogliono stabilire in Cecoslovacchia e in Polonia un sistema radar per captare i missili che possono abbatterli. Questo non è un progetto contro la Russia. La Russia sa benissimo che ci sono missili che possono eludere tanti sistemi, e proprio questo sistema vorrebbe bloccare quei missili che provengono eventualmente dalla Corea del Nord o dall'Iran, che sono una vera minaccia per l'America. La Russia non vuole avere niente a che fare e ha fatto tutto ciò che poteva fare per spingere altre nazioni, minacciandole, ad unirsi a loro. La Bibbia dice anche che negli ultimi giorni la Russia diventerà una grande potenza militare. Questa Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai ha appena aggiunto lo scorso anno l'Iran nel pacchetto di difesa. Appena l'Iran si è unito al pacchetto della difesa, questo ha permesso un trattato di difesa con la Siria, poco prima che scoppiasse la guerra con il Libano, quando gli Hezbollah attaccarono Israele la scorsa estate. I leader dell'Iran, il presidente Ahmadinejad, disse: un attacco alla Siria da parte dell'America o di Israele equivale ad un attacco all'Iran. Piano piano stiamo vedendo l'inizio di un'alleanza contro Israele e l'Occidente. E la Bibbia ci dice che sarebbe successo negli ultimi giorni. La Russia inoltre sta inviando migliaia di tecnici nucleari e materiale nucleare in Iran. Ed ora, attraverso la Corea del Nord, con questa cooperazione, la Siria sta testando un piano nucleare segreto nel deserto, a nord della Siria. Noi sappiamo che il 6 settembre 2007 Israele fece una ricognizione aerea che i radar siriani non riuscirono a captare. Quindi gli aerei risultavano invisibili, benché fossero dei normali aerei americani F-16, oppure bombardieri. La Corea del Nord, la Siria e la Russia hanno fondato dei reattori nucleari. Erano rivolti contro tutti quei territori con cui la Siria si era alleata con le Nazioni Unite e la Commissione per l'Energia Atomica. La Russia è arrabbiata, l'Iran è arrabbiato. Avevano appena acquistato un sistema russo di difesa che doveva essere efficace, come aveva promesso la Russia, e fu l'Iran a pagarlo per entrambi, l'Iran e la Siria, 380 milioni di dollari per proteggerli contro Israele oppure l'America, eppure non ha funzionato. Questo perché Israele è riuscita a deludere ogni sistema di difesa e questo ha intensificato ancora di più la minaccia verso Israele e l'Occidente. L'Iran ora sa che i loro piani nucleari sono vulnerabili. Non è un caso il fatto che neanche un'ora dopo che Israele era riuscita a scoprire le postazioni nucleari della Corea del Nord e della Siria, migliaia di tecnici russi fecero i loro bagagli e in 4 ore tornarono nella madre Russia. Ora sanno di essere diventati degli obiettivi. Viviamo gli ultimi giorni. La Bibbia parla del terrorismo islamico, dice che il cuore degli uomini sarà ripieno di paura per tutte le cose che accadranno sulla terra. Ci sono stati più di 5.000 attacchi terroristici contro l'Occidente e altri migliaia da parte di altri gruppi islamici, da Hamas e la Jihad islamica. Al-Qaeda dichiara che sta progettando attacchi contro Israele, nonostante ci sia stato un attacco su Gaza. Ma loro vogliono Israele fuori dalla Palestina, fuori dal Medio Oriente.
ma non ci riusciranno. Che Dio disse? Quando riporterò i figli di Israele nella loro terra, non saranno mai più obbligati a lasciarla. Oggi Israele è spesso criticata, perché hanno dei checkpoint per i palestinesi e controllano se hanno con sé delle armi o esplosivi. Israele è conosciuta anche per i cosiddetti incidenti sul lavoro. Lo sentiamo spesso dai notiziari. I soldati israeliani hanno dei detector speciali con i quali riescono ad individuare esplosivi chimici, bombe, anche se sono dentro un camion, oppure, come è accaduto alcune settimane fa, dentro una macchina di palestinesi. Mettono un piccolo trasmettitore all'interno della macchina e dal satellite controllano il percorso del veicolo. Attraverso il satellite riescono ad individuare in quale villaggio e dentro quale edificio la macchina coinvolta in attività terroristica si è nascosta. Da grandissima distanza si può individuare la bomba. Più di 371 fabbricatori di bombe della Palestina e di Hamas si sono fatti saltare in aria negli ultimi 10 anni. Nessun iraniano si è mai fatto saltare in aria. Quando Israele diffuse la notizia, dissero ancora una volta che fu un incidente sul lavoro. Israele possiede una tecnologia che Dio gli ha permesso di sviluppare. Questo per sconfiggere molte cose simili. Però, amici miei, quando vediamo tutto ciò, capiamo che stiamo vivendo negli ultimi giorni. Quale dovrebbe essere la nostra attitudine? Gesù disse che non è un messaggio di tristezza e sconforto. Piuttosto, Luca 21:28 disse: quando queste cose, queste profezie, inizieranno ad accadere, rialzatevi, levate il vostro capo, perché la vostra liberazione si avvicina. Amici miei, il messaggio della profezia non è di tristezza, è un messaggio di redenzione. Gesù Cristo sta tornando, e non passerà tanto tempo prima che vedremo Gesù. È ora di metterci in moto per il Signore. È stato un piacere stare con voi. Alla prossima. Thank you.